Voto incluso, votanti 34, maggioranza 18 consiglieri, favorevoli 34, contrari nessuno, assenti nessuno, l'Aula approva all'unanimità. E così anche Roma, seguendo l'esempio di altre metropoli in tutto il mondo, ha adottato la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, che sarà celebrata ogni terza domenica di novembre. Il voto unanime dell'Assemblea Capitolina è arrivato nel corso di una seduta in cui l'urgenza di una campagna di sensibilizzazione è stata illustrata dagli interventi di personalità esperte in tema di rischi connessi alla viabilità. Tra di essi spiccavano il presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani, e Jean Todt, a tutti noto per aver diretto la Ferrari negli anni delle vittorie di Schumacher e attualmente inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale. È importante l'educazione perché abbiamo la prescrizione. Si tratta di educare, si tratta di rinforzare, applicare le leggi, che non si fa abbastanza, di migliorare le infrastrutture stradali, di tenere conto dello stato delle macchine e poi di avere un soccorso medico più veloce. Da parte sua, il sindaco Virginia Raggi ha colto l'occasione per introdurre la delibera riguardante la struttura consultiva dedicata alla sicurezza stradale. In Giunta Capitolina abbiamo approvato il potenziamento e l'allargamento delle competenze della consulta cittadina della sicurezza stradale, che già esiste, ma la vogliamo potenziare. L'ampliamento delle competenze di questa consulta riguarda in particolar modo i temi della sostenibilità, dell'inclusività e dell'accessibilità urbana e porterà a una conseguente ridenominazione della stessa, che diventerà consulta cittadina sulla sicurezza stradale, mobilità dolce e sostenibilità. La proposta di delibera è stata approvata a maggioranza nella seconda parte della seduta.